Ecco Luigi Necco. Eh sì, e il pubblico, almeno una parte, è rimasta qui per salutare almeno il 90° minuto e ha resistito anche alla scossa di terremoto che è stata avvertita secca 25 minuti fa. Buoni ragazzi, buoni. Adesso le immagini di Campidi montate da Ciccarelli, secondo me potrebbero darci, ecco, un'invasione che non ha... Ah no, no! Un'invasione che non abbiamo visto prima in campo, perché i giocatori hanno evitato di concludere con troppa gioia un campionato del quale si sentivano responsabili e quindi sono andati agli spogliatoi, senza Kroll, perché Kroll è uscito nel primo tempo. Ho già chiamato le immagini, spero che si vedano le immagini, e abbiamo visto un tiro di Diaz, anche io avevo delle difficoltà di monitor, adesso lo stiamo rivedendo. Il Napoli all'attacco bellamente contro il Cesena nel primo tempo, una traversa di Pellegrini. E sempre in attacco il Napoli nel primo tempo, un tiro sventato, un gol sventato dall'ottimo portiere del Cesena. Secondo tempo, qui, questa è l'uscita di, l'uscita di Kroll, dopo uno scontro con Buriani, deve essere stata una distorsione, speriamo che si riprenda l'olandese. Ecco, in azione Diaz, che sbaglia però a portiere battuto. 5 minuti dopo, siamo all'11° del secondo tempo, Diaz si ripete e questa volta dà il buon passaggio ad Alfiume, che segna il gol del Napoli, gol che difenderà anche in un'occasione terribile come questa, quando al 40° Schachner di testa sta per sorprendere Castellini, ma Giaguaro è pronto. Il Napoli conclude un campionato, il pubblico lo ha ringraziato la missione compiuta da Pesaola, da Rambone, e i nostri tifosi una volta tanto qui nella cabina non sono più tanto disciplinati come poco fa, ma forse il nervosismo di questa scossa avvertita anche da noi è comprensibile. Vi restituiamo la linea e il campionato del Napoli si conclude in A. Peccato per il Cesena, l'Emilia e la Romagna avrebbero bisogno di tornare al più presto in Serie A.